Adesso io direi di andare a fare quello che dicevo. Un attimo. Useruola. 5 di alcacciatore. Armatura quando ti circondano più di due nemici. Però mi sa che è l'unico che abbiamo della brigantina. E anche perché non è che abbiamo trovato tutto questo equipaggiamento nonostante tutte le ore che abbiamo già fatto di gioco. Vabbè, i talenti. Boh. Alcune di queste cose qua devi essere ben lucido e ricordarti che esistano. Ma ben lucido intendo dire che devi non. Perché lui dice. Allora, lui dice arma scartata. Più vicina. In realtà è un'arma trovata in terra, non è scartata. Perché per me le scartate sono quelle che hanno che vedi a volte che lasciano giù proprio un nemico per prendere, non so, la mazza più grossa, per esempio. Quindi dicevo, cavolo, se pretendi questo, buonanotte. Però vedere qua invece, boh, sembra un'arma trovata lì per terra. Sarei curioso di vederlo solo per smentire. Proviamo a farlo. Solo per vedere se funziona davvero in quella maniera lì. Ci ha dato un tessuto, hai detto? Tre tessuti? Oh cazzo. Però non abbiamo più cosa. Dobbiamo comprarle, forse, diciamo così. Comunque. Il mondo. Allora, ecco allora, ho dato un'occhiata perché effettivamente questa quest risulta buggata. Da quello che ho capito, dovrebbe essere qua, vicino. Quindi appunto non potevamo finirla perché in realtà non ci dava la posizione. Ma vediamo se è vero che è qua. Sì, i minerali si trovano nei tessuti che non si trovavano, a meno che si troveranno quando portiamo a livello 6 il campo. Ma non è una cosa tanto imminente. Che cosa vedi? E poi in teoria avrei dovuto essere qua, mi sembra. Bagata due volte. Dunque, ho controllato e in realtà lì sarebbe il luogo di consegna. La cosa sta qua, più o meno, a quel campo lì. La famosa birra. Nascosta, che più nascosta di così non si muore. Quello non è disponibile. Perché si è visto il tizio.
e sfuggi! E provare anche con altre armi. Perché adesso non lo fa più? Con un colpo... Scusami, come è possibile sta cosa? Questo è verde, quello là non era verde, però... Il brivido della caccia! Ma come funziona esattamente? Vediamo un attimo. Lo fa anche senza premere il tasto di là. Ok. Con me, fratello! Dai. Siamo dei deficienti con questa cosa. Resisterà a lungo. Contro gli scudi al suo perché. Si può entrare di qua. Okay. Eccolo qua. Due preziosissimi argento. E ora torniamo alla barca di Archer. Ops. Ah, è che non voglio perdere tempo. E che infatti parla di barca. Corri, corri! Corri, Eivo, corri! Vai qua. Visto, non ha perso nemmeno l'equilibrio. Mila metri, sì. In realtà appunto è... Boh, qua più o meno, qua, non so. Qua. Sembra seguire... sembra il tesoro alla fine dell'arcobaleno. Sembra seguire l'indicatore che dà lui. Vedere dove cavolo ci porta. In capo al mondo. Cazzo facciamo? Volete storia? Questo deve essere sparisce di nuovo. Impazzito, cioè cosa vuol dire? L'abbiamo raccolta, l'abbiamo portata qua, adesso dice la battuta. La birra di Tecla è salva. Grazie, Eivor. Sei il più grande degli eroi. Come ultima richiesta, vorrei che questa faccenda restasse tra noi. Si può fare. Spero di non vederti mai più. I gettoni di Yule da Norvid. Sono felice di dividerli con te per ripagarti del favore. Potresti spenderli in lezioni di combattimento. Oppure potrei prendere in lezione di programmazione e fare un gioco migliore di come non ha fatto la Ubisoft. Vabbè. Ok, questa è una cosa. Poi c'era un'altra cosa. Il famoso tesoro qua. Dov'è che era? Oxenforshire.
Secondo me, da quello che ho capito io, ho fatto una ricerca molto rapida, ma avevo ragione, cioè quando noi ci siamo arrivati qua in zona era comparsa quella specie di pergamena bianca, ma alla fine era quello che abbiamo preso qui sotto. Quindi, quando andavo qui a Etebo e a Toon Barn abbiamo aperto la parete di roccia e siamo entrati, c'era un piccolo tempio. Ed è forse per quello che è sparito poi l'icona bianca, diciamo. Ok. Niente, che altre missioni c'erano lì a Yule, CD Brown? Vivi più velocemente, dimostra la tua abilità. In realtà sì, potremmo anche andare a vedere un secondo. Possiamo comprare qualche altra stupidata. Di qua. Possiamo parlare invece che scappare. Poi non, puoi star fermo. Vediamo cosa hai da offrire. Dai un'occhiata. Ma mi piace perché devo confermare. Sì, mostrami la tua merce, ma Beh, queste cose qua possiamo comprarle. Questo costa tutto. Set cerimoniale. Scusa, ogni pezzo dà la stessa cosa? Perché di solito queste cose qua sono sempre divise a... No, se hai due pezzi ti dà una cosa, tre pezzi un'altra e se ne hai cinque ti dà un'altra. Boh. Intanto prendiamo questo, quelle cose lì mi interessano fino a un certo punto. Questo cos'è che è? Penso che sia un pugnale, una daga tipo. Quindi boh. Però siamo sempre lì, cioè tu mi fai vedere questa roba qua, ho capito, ma se mi fai vedere una preview magari io posso dire, ma sì, vale la pena di impegnarsi, se no... Non... Boh. Anche perché tra l'altro se non prendi tutti i pezzi, boh. Va. Niente, torniamo Devo andare, alla prossima. al principale, va? Anzi, andiamo dal mercato, secondo. Ok. Ma, boh, vediamo, ma credo che sia impossibile. Cosa avete per me oggi? Guarda, è praticamente un regalo. Vabbè, costa uno. Ecco, qua siamo al solito che di là non puoi andare. E sta qua a far tutto così. Canne buon uso. Hai finito con gli acquisti? A questo punto Vedere immagino che luce. non ci sia. Ok, Mai e come abbastanza. funzionerà? Il giorno dopo Senz'altro. c'è. Se no, Si è fatto posso tardi. passare il Ci giorno? vediamo. Sai che Mi curioso, aspetta, raccomando, Tom. facciamo una meditazione. Ma.
Vabbè, non è importante. A meno che non ce lo lascia. Ok, ce lo fa fare. Boh. Siamo quasi a 5 come cosa. Quanto abbiamo adesso di invece di. Perché non. 0. Infatti non abbiamo fatto niente di particolare, per cui. Siamo a 40 di opale. 50 si poteva andare a vedere se si può prendere qualcos'altro. Missioni. Ero più curioso di fare la svelta con lo sciroppo qua, la contea dello sciroppo, per andare poi, come dicevamo, giù qua. Per prendere e poi poter continuare con. No, era lì, era qua. Era qua, sent, eccolo qua. Per poter poi tornare a Asgard. Però, vabbè, non possiamo farlo, quindi. Discorso sospeso. Linea di rifornimento. Fondo. Qua c'era questo. E ci serve anche questo. C'è nessun viaggio vicino rapido in questo momento. La cava si trova a sud dei resti del gate, ma io ero un po' distratto in quel momento lì, ma il gate mi sembrava quello là, insomma, quel castello. Non si vede bene da qua. Non è un grafico, cioè non è proprio una resa realistica, più pittorica che realistica, però. Facciamo una cosa, dov'è che era in teoria? Queste parti. Qua prendono i cavalli, così vero. Qua mappa del tesoro, appunto. Stalla, sì. Ma. Non c'è gente, perché devi andare così piano? C'è la colla sotto gli zoccoli. Poi qua c'è stata la battaglia. Ah, eccolo là. Via. Che serve l'indicatore. Questo è un campo nostro, immagino. C'è un altro canzonatore qua. Si decide a galoppare. No. Beh, è esagerato questo problema che ha con le salite. È veramente carino.
Il livello era però un 160. Quel. Vedremo. Calcolato male le pendenze, non è possibile che rallenti così, non è mica in piedi così. Da un'occhiata. Una chiave là in fondo. La cava si trova a sud. Ovest. Sud. Devo dire che però resti il gate, vai sud, allora potrebbe essere da queste parti. Qui c'è, andiamo a fare la sincronizzazione, va. Tra l'altro a Lunden hanno lasciato indietro il covo degli assassini. Mappa del tesoro. Prima o poi ci torniamo. C'è questa? Così. La musichetta qua mi piace veramente tanto. O simile a musica che ascolto. Sembra che il mondo sia coperto di cenere in questo momento. Da lì in poi sembra che sia tutto bruciato, se non fossero per gli alberi colorati. A che distanza, cavolo. Là, in fondo. Là c'è un libro. Per abilità. Pensavo di farlo allineato, invece no. Ok. Dunque, a sud. Aiutami, sarai i miei occhi. Lì ci sono delle pietrone, ma. C'è dell'oro, quanto pare. Thank you.
Ok, da qua. È fortissimo con una mano sola la fa. Una del vede. Guardiamo un attimo. Parla di sud. Ah, guarda qua, sud sud. Non vicino, qua, guarda qua. E qui c'è anche un altro punto. Vedere così carino, tutto roccioso, sì. Adesso vediamo cosa hanno creato. Aspetta. Sono degli attaccabrighe, i cinghiali. Capisco i lupi, ma... La cava di Doston, piena di carri merci dei britanni. Se li brucio, Rodri penserà alla pace.